Ciao a tutti, benvenuti qui su questo nuovo video che riguarda la mia MG ZR. L'avevo già recensita un paio di anni fa, era venuta una recensione piuttosto lunga, video di oltre un'ora se non ricordo male. Adesso ne voglio fare un'altra un po' più corta, un po' più leggera, con il format dei pregi e difetti, cioè vado essenzialmente a elencare quelli che sono i pregi e i difetti della mia fantastica MG ZR 160. Alla fine, se parli di una cosa e ne elenchi pregi e difetti, praticamente ne stai facendo una recensione. Per chi non lo sapesse, questa è la mia macchina, che presto vedremo anche da fuori, una MG ZR 160 del 2005, una delle ultimissime che hanno prodotto. Ne hanno prodotte solamente 31 al mondo dopo di questa qui, stando ai dati di produzione che si trovano sul web, quindi è una macchina decisamente rara, perché in giro ce ne sono veramente poche. E ho montato recentemente dei nuovi bellissimi cerchioni, un po' come scusa di mostrarvi, cioè come con la scusa di fare la recensione, vi mostro anche i cerchioni nuovi che le ho montato. Iniziamo con il parlare dei pregi. Beh, il primo pregio chiaramente è l'estetica, perché ok, è una cosa molto soggettiva, ma secondo me questa macchina è davvero stupenda, soprattutto con i cerchioni nuovi che le ho montato recentemente. Questi sono dei MAC Extra Light Racing, sono cerchioni più leggeri di quelli di serie, sempre da 17 pollici, sempre delle stesse identiche misure dei cerchioni di serie, tanto che ho travasato le gomme da un set di cerchioni all'altro. E la leggerezza si sente, perché la prima volta che mi sono messo al volante di questa macchina con questi cerchioni nuovi ho subito avvertito una reattività dello sterzo molto 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 migliorata. E chiaro, quando vai a togliere peso dalle masse non sospese, i chili che togli dalle masse non sospese, come i cerchioni appunto, valgono il triplo rispetto a se togli peso magari cavando dei pannelli fonoassorbenti, cavando i sedili dietro, così insomma. Però non mi aspettavo una differenza simile, differenza che c'è anche dal punto di vista estetico. Si può opinare su questo abbinamento blu scuro oro, ma il blu oro non l'ho certo inventato io questo abbinamento. La Subaru Impreza, famosissima nei rally, ok, aveva un blu un po' più chiaro, però ad esempio la Renault Clio Williams, blu scuro con i cerchioni oro, un colore vagamente simile a questo qui, io direi che ci sta veramente bene. Quanto al resto della macchina, adesso che vedete qui il frontale, vedete che chiaramente questa è la versione post restyling curata da Peter Stevens, lo stesso che ha disegnato la McLaren F1 nei primi anni 90, quindi non esattamente l'ultimo arrivato. A me piace veramente tanto, secondo me è invecchiata molto bene questa macchina dal punto di vista estetico, non sembra essere così vecchia, molto proporzionata soprattutto nelle forme. Quello che mi piace di più è la proporzione. E poi ci sono alcuni dettagli che la vanno un po' a ringiovanire, come ad esempio i cerchioni nuovi che ho montato e posteriormente questi bellissimi fanali a LED che hanno decisamente svecchiato la parte posteriore della macchina. L'unico problema è che a volte non vanno, allora bisogna darci un po' di schiaffi, insomma, li prendi a botte sti fanali, poi si riaccendono, è così, è tutto molto casereccio qui su questa macchina, non va qualcosa, dai due botte e ritorna a funzionare. Salta chiaramente all'occhio anche lo scarico, che ovviamente non è esattamente di serie, anche se è omologato e quindi in teoria se mi dovessero fermare non dovrebbero fare storie. Anche lo scarico direi proprio che contribuisce un po' a rendere la linea ancora più giovanile, mentre per quanto riguarda l'alettone è di serie. L'alettone è di serie su tutte le MG ZR, anche quelle con le motorizzazioni diesel e quelle con il motore a benzina da 105 cavalli. Qui purtroppo si sta un po' scollando, e vedete che si sta un po' scollando, però comunque è anche imperniato con delle viti, è anche avvitato, non è solo incollato, quindi se non altro non c'è il rischio di perderlo per strada, ecco. Il secondo pregio di quest'auto è la rarità, perché è stata in produzione veramente per pochissimi mesi, questa versione post restyling è stata in produzione per tipo neanche 5 mesi, perché poi la MG è fallita, e ne hanno quindi prodotte veramente poche, e quasi tutte quelle che hanno venduto sono o con il motore 1.4 da 105 cavalli oppure con il motore diesel.
Di quelle da 160 cavalli ne hanno fatte veramente, veramente pochissime, e molte delle poche che hanno fatto le hanno vendute nel Regno Unito. Quindi in Italia ce ne sono davvero pochissime, davvero pochissime. Ditemi voi se ne avete mai vista una per strada. Io onestamente, a parte questa qui che possiedo, non ne ho mai vista una. E se anche ne avete vista qualcuna per strada, al 99% si tratta, di versioni diesel o con il 1400 da 105 cavalli. Molto probabilmente non avete mai vista una con il 1800 da 160 cavalli per strada. Io stesso non ne ho mai vista una di questi qui col 1800 da 160 cavalli. Per strada non ne ho mai vista una. E anche su internet, prima di trovare questa qui, ne avevo vista in vendita un'altra, sempre versione post restyling, quindi come questa qui, anzi era forse anche più bella, aveva una vernice, una verniciatura fighissima, giallo perlato, era fantastica. E poi ho visto questa qui e l'ho comprata. E poi basta. Poi dal 2019 a oggi non ho mai, no, forse una, ecco, una sì, però dal 2019 a oggi ne ho vista in vendita solamente una DMG ZR 160 post restyling, questa versione qui post restyling. Ogni tanto ne salta fuori qualcuna nella versione vecchia, quindi pre-restyling, prodotta dal 2001 al 2004. Anche quella è molto molto rara e c'è chi dice che quella sia più bella. Parere personale, sì, non mi sento né di concordare e né di dissentire, onestamente. Mi piacciono entrambe, sono bellissime entrambe. Però fatto sta che questa macchina qui è veramente rara. Io non voglio assolutamente una macchina comune. Io voglio una macchina che non ne devo mai trovare un'altra uguale per strada. E quindi la AMG ZR era una scelta obbligata. Volevo una macchina piccola, leggera e veloce e introvabile. Piccola, leggera e veloce ce ne sono tante. Di piccola, leggera, veloce e introvabile c'è solo lei, quindi dovevo prendere per forza lei, non c'era altra via di scampo. È stata una scelta piuttosto semplice quella dell'acquisto di questa macchina qui. Un altro dei punti di forza di questa AMG ZR 160 è chiaramente quasi tutto ciò che concerne la guida della macchina. È ovvio, trattandosi di una macchina tutta da guidare, è ovvio che la guida non poteva non essere un grosso pregio. Questa macchina è veramente divertentissima, divertentissima, sfiziosa da guidare. Innanzitutto perché è molto leggera, pesa meno di 1100 kg e questo le dà veramente una grandissima, grandissima agilità, anche se io prima di questa qui da 160 cavalli avevo posseduto dal 2014 al 2019 la versione da 105 cavalli con il piccolo motore 1400. E quella lì era, beh, adesso qui sto scoprendo l'acqua calda, era ancora più leggera, soprattutto all'anteriore, per via, ma guarda un po', del motore più piccolo. Sto scoprendo l'acqua calda, però questo per dire che quella lì era ancora più agile, soprattutto in fase di inserimento curva, aveva un anteriore veramente di una leggerezza incredibile. Questa qui si sente che è più pesante, o meglio, meno leggera. A questo proposito, per cercare un po' di mitigare, il peso aggiuntivo, su questa macchina abbiamo un assetto più rigido, barra duomi e appunto i cerchioni alleggeriti che ho montato di recente. Con questi accorgimenti sono riuscito a ritornare più o meno all'agilità che aveva l'AMG ZR col motore più piccolo. Per il resto, tenuta di strada ottima. Un po' nervosa, però in fase di centro curva, perché il posteriore tende molto ad alleggerirsi. Hai un anteriore estremamente preciso, ma il posteriore a volte, se esageri un po' in inserimento, tende ad andarsene un po' per i fatti suoi, segno appunto anche del fatto che la distribuzione dei pesi è molto spostata verso l'avantreno. In ogni caso la macchina è sempre sicura nelle reazioni, non è mai pericolosa, a meno che non sei proprio un imbecille che prendi una curva a velocità esagerata. Tutto questo per dire che l'ESP, il controllo di stabilità, non c'è, ma non ce n'è bisogno, perché ad andature normali l'ESP è la cosa più inutile del mondo. Cioè, ad andature da codice della strada l'ESP non ti servirà mai nella vita. Ma anche forzando un po' la mano nelle stradine di campagna, così guidando in maniera un po' sportiveggiante, a meno che non sei proprio un imbecille,
non la metti in crisi questa macchina, anche quando ti inizia a partire il posteriore riesci sempre a riprenderla, la macchina ti fa capire quando sta perdendo aderenza, quando è arrivata al limite. Per il resto, freni buoni, non eccellenti ma buoni, molto migliori rispetto a quelli della versione con 105 cavalli che facevano veramente schifo. Uno dei timori più grandi che avevo quando ho comprato questa qui da 160 cavalli è che avesse lo stesso sistema frenante di quella da 105, perché se avesse avuto dei freni, gli stessi freni di quella da 105, sarebbe stata pericolosissima. Invece fortunatamente frena molto meglio, anche grazie al fatto che questa ha quattro dischi anziché i tamburi al posteriore come quella da 105. Qui su questo esemplare ci sono pastiglie a mescola sportiva e freni e dischi freno forati e baffati per dare una maggiore resistenza all'uso prolungato, quindi una minore sensibilità a surriscaldarsi, e grazie anche alle baffature dei dischi si riesce a espellere meglio l'acqua in caso di frenata sul bagnato. I freni sono abbastanza resistenti anche nell'uso piuttosto intenso, hanno un bel mordente nella fase iniziale della frenata, e questa è forse una delle cose più importanti, perché io voglio che, cioè, quando pigio il pedale del freno la macchina deve frenare all'istante, non deve avere nessun tipo di ritardo, e sotto questo aspetto sono molto soddisfatto. Il prossimo step sarà quello di montare i tubi freno in treccia per avere una risposta ancora più rapida dell'impianto frenante alla pressione del pedale, ma già così va bene, già così va bene. Gli spazi d'arresto anche sono buoni, non eccezionali, perché in funzione del fatto che la macchina è molto leggera, ma aspettavo anche forse qualcosina di più visto che la macchina è così leggera, ma assolutamente freni che sono più che adeguati ad una macchina di questa potenza e di questa epoca, anche perché non va dimenticato che comunque questa non è una macchina moderna, non ha le tecnologie più moderne al mondo, ma è una macchina praticamente che come concezione risale al lontanissimo 95, mi sembra, quando è nata la Rover 25, sulla cui base hanno poi realizzato la AMG ZR, che è stata in produzione dal 2001 al 2005. Quindi questa qui di base è una macchina che ha quasi la mia età di base, anche se questa è del 2005, in realtà le tecnologie con cui è costruita sono quelle ancora di 10 anni prima. Molto bene quindi per quanto riguarda anche l'ergonomia, perché ci si sta, ci sta veramente comodi su questa macchina. La seduta è, direi, un giusto compromesso fra una seduta bella bassa sportiva e una seduta un po' più alta per avere una buona visibilità della strada in ogni condizione. La gradirei forse ancora un pelino più bassa, ma anche così va bene. Il sedile è abbastanza comodo, fianchetti pronunciati, riescono a trattenere abbastanza bene il corpo in curva. Corretto il diametro del volante, anche lo spessore del volante, perfetto l'allineamento dei pedali, è veramente un piacere da manovrare questa pedaliera qui, molto facile anche il puntattacco, perché acceleratore e freno sono proprio alla distanza ideale, alla distanza perfetta per giocare anche un po' con i pedali nella guida sportiva. Quindi veramente sotto questo aspetto, chapeau, non potrei chiedere di meglio anche dal punto di vista della visibilità, trattandosi di una macchina vecchia, la visibilità è ottima perché abbiamo montanti molto sottili, superfici vetrate molto ampie, anche dietro, quindi veramente non c'è nessun tipo di problema, non c'è bisogno di avere retrocamere, sensori di parcheggio e quant'altro, perché veramente la visibilità è ottima in ogni situazione possibile e immaginabile. Lo sterzo è molto buono, ha un diametro di sterzata veramente ridotto, molto 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 ridotto, praticamente quando fai manovra devi contare come se questa macchina qui fosse lunga 5 metri e mezzo praticamente, perché ha un diametro di sterzata così, così ampio che quasi da pullman più che da automobile stradale.
Però se questo è il rovescio della medaglia, dell'avere poi uno sterzo così reattivo, così preciso nella guida sportiva, allora ben venga. A me interessa che la macchina si manovri bene mentre la sto guidando in movimento, piuttosto che mentre sono fermo, insomma. Il peso dello sterzo è corretto, anche se lo vorrei ancora più pesante, lo sterzo da azionare. Sì, praticamente sto dicendo che non vorrei la servoassistenza, che non vorrei che non avesse il servosterzo praticamente, però no dai, tutto sommato la precisione e il feeling che ti dà è molto buono, riesci sempre a capire cosa stanno facendo le ruote, poi soprattutto in questo periodo che ho le gomme estive che sono praticamente finite, quando guido in maniera abbastanza allegra le ruote anteriori perdono aderenza perché poverine non ne hanno più, e il volante ogni volta, tramite il volante riesco benissimo a sentire quando le gomme stanno perdendo aderenza, quindi il volante comunque comunica molto bene quello che sta accadendo alle gomme, quindi sotto questo aspetto non c'è assolutamente da lamentarsi. Un'altra cosa, dai, positiva, sono i consumi, perché questa qui consuma quasi di meno rispetto alla versione con il motore 1400 da 105 cavalli. Ok, quella che avevo io con 1400 da 105 cavalli aveva un body kit gigantesco che peggiorava l'aerodinamica in maniera incredibile, quindi forse anche per quello che consumava un po' troppo, quella con 1400 da 105 cavalli, forse anche per quello, però al netto di questa modifica che aveva la mia vecchia MG col 1400, i consumi di questa qui sono comunque migliori o comunque simili. Riesco a fare, guidando in maniera molto tranquilla, anche i 13 km al litro, di media ne faccio 10-11 perché raramente guido in maniera tranquilla, chiaro che non sono così nel traffico, è ovvio che si guida in maniera tranquilla, però soprattutto nel tragitto casa-lavoro dove ci sono stradine di campagna, lì insomma mi lascio un po' prendere la mano e i consumi ovviamente salgono. Un altro bel pregio è la fluidità del motore, è un motore che non sembra avere così tanti anni, cioè non sembra che questa macchina sia così vecchia, non sembra che sia del 2005. Ok, questa qui ha 112.000 km, quindi non è poi vecchissima, però sembra che il motore sia praticamente nuovo, sembra che sia davvero a posto sotto ogni aspetto possibile e immaginabile, ha una spinta veramente corposa, fluida, non ti attacca al sedile quando acceleri, chiaramente non è turbo, è una coppia di soli 174 Nm, però è veramente molto molto fluido, molto molto gradevole da usare anche nella guida normale, nella guida non impegnata, e riprende tranquillamente anche da 40 km orari in quinta marcia, riprende tranquillamente senza chiederti, senza supplicarti, ecco, di scalare marcia, e segno che sta bene, una macchina sana che sta più che bene. Un altro pregio di questa MG ZR 160 è il sound, anche se la mia monta uno scarico che non è propriamente quello originale, è omologato tuttavia, quindi in caso di controlli da parte dei carabinieri non mi dovrebbero rompere troppo le scatole, e anche quello originale io non l'ho mai avuto montato, ce l'ho ma non l'ho mai avuto montato su questa macchina qui, quindi non posso dirlo con certezza, però da quello che ho sentito dire anche lo scarico originale proprio male 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 non è, ma questo suona decisamente di più, pur restando abbastanza silenzioso quando non vuoi essere, quando vuoi passare inosservato. Adesso sono fermo a un semaforo al minimo e sentite che non fa assolutamente un rumore esagerato, del tutto normale, anzi apriamo anche il finestrino, guidando normalmente, andando piano piano, direi che di rumore non ne fa, cioè ne fa ma riesce a passare inosservato, se la gente ti guarda non è perché ha sentito lo scarico ma è perché ha visto la macchina che è stupenda. Vedete come riesci anche ad andare in silenzio quando vuoi fare riposare un po' i timpani, ecco. E in curva, gomme a parte, ci si diverte tanto, anche grazie a un assetto molto 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 rigido,
non so se dalla telecamera si vedono tutte le vibrazioni anche a passare su queste piccole sconnessioni della strada, ma veramente ogni minimo avvallamento, ogni minima crepa dell'asfalto si sente. Con questo assetto qui si sente tutto. E non è necessariamente una cosa negativa, perché a me piace che la macchina mi comunichi letteralmente tutto quello che passa sotto le ruote. Fra 30 anni forse mi piacerà un po' meno, fra 30 anni. Però per adesso mi diverto. Passiamo ai difetti. Difetto numero uno è un difetto che non è tipico dell'MG ZR160, ma è di questo particolare esemplare, perché ha l'assetto ribassato, mi sembra di 2 cm o addirittura di 2 cm e mezzo. Basta vedere, insomma, si vede che è ribassato, no? Direi che si vede la distanza fra la ruota e il parafango. Questo cosa significa? Significa che la macchina è più reattiva, è più rigida e tutto quanto, ma significa anche che non puoi trasportare passeggeri dietro e non puoi caricare il baule con cose molto pesanti. Questo perché? Perché basta che si siede un passeggero dietro, anche superiore, con un peso superiore agli 80-90 kg, e cosa succede? Succede che la macchina si abbassa e basta una minima irregolarità dell'asfalto per far sì che la gomma tocchi il parafango. L'ho scoperto a mie spese, fortunatamente queste gomme qui sono vecchie, vanno cambiate, forse si intravede ancora un po' la linea, queste crepe qui si intravede ancora un po'. Quando le gomme hanno sfregato contro il parafango, forse abbiamo esagerato un pochino con l'assetto ribassato, forse non avevo tenuto conto di questa cosa qui. Al massimo, se proprio c'è urgenza, puoi portare un passeggero nel sedile posteriore centrale, possibilmente un bambino o comunque una persona molto leggera, altrimenti distruggi le gomme, insomma, perché ti sfregano contro il parafango. Il primo difetto è la leva del cambio, che fa veramente schifo. La leva del cambio dell'MG ZR 105 che avevo prima di questa era 100 volte migliore di questa qui. Aveva una corsa molto più breve, era molto meno contrastata e le marce entravano, che era un piacere. E la cosa strana è che il cambio migliore ce l'aveva la versione meno potente, cioè questa qui è la versione più potente, quella da 160 cavalli, eppure c'è un cambio veramente che fa schifo, cioè è una lotta continua per cercare di inserire le marce. Guardate quanto è lunga la corsa, guardate quanto è lunga la corsa della leva del cambio. E non so se forse si sente anche tutti gli impuntamenti che fa, cioè senti proprio resistenza, come se la macchina ti volesse impedire di cambiare marcia. E questo è ancora più fastidioso quando devi mettere la seconda, soprattutto in fase di scalata, la seconda marcia, proprio la macchina non te la vuol far mettere la seconda marcia, ci prova in tutti i modi a non fartela inserire. E adesso sì, adesso la devo mettere, che c'è una rotonda. Cioè, però la devi proprio forzare, se no lei poverina, cioè lei da sola non entra. È davvero fastidiosissimo usare questo cambio. Mi auguro che sia questo esemplare qui ad avere qualche tipo di problema e che non siano veramente tutte così le MG ZR 160, perché io veramente non mi spiego come sia possibile che hanno fatto un cambio veramente ottimo per la versione meno potente e un cambio così schifoso per la versione più potente, quella da 160 cavalli. Davvero non me lo spiego. E poi anche qui la leva, guardate come, cioè non è per niente ferma, ha un gioco assurdo. Guardate qui, io sono con la quarta marcia inserita e guardate quanto si muove il cambio con la quarta marcia inserita. Cioè nel momento in cui tu stai usando la leva che stai cambiando marcia, non capisci niente, non capisci dove sono le marce, cioè non le trovi. È qualcosa di veramente fastidiosissimo, roba che io guarda, metto la quinta e rimango sempre in quinta. Non la cambio più la marcia, perché mi fa incazzare ogni volta che devo usare il cambio. Metto la quinta, tanto in quinta marcia riprende anche dai 40 km/h. Metto la quinta e mi dimentico che esiste il cambio, perché veramente una frustrazione immane usare il cambio. Ma
come cavolo, cosa cavolo gli saltava in mente i progettisti dell'MG ZR quando hanno fatto sto cambio qui per la versione da 160 cavalli? Ma scusa, ma questo è il cambio di una city car, non il cambio di una macchina sportiva, ma cos'è sta roba qui? Ma dai! Un altro difetto è la nuova plancia rispetto a quella della versione pre-restyling. Intendiamoci, è fatta bene nel senso che i montaggi sono precisi, le plastiche come vedete sembrano ancora nuove, insomma non ci sono dei segni di usura se non nella parte superiore qui della corona del volante, vedete un po' di screpolature, ma qui più che altro è probabilmente colpa dell'azione del sole, e per il resto tutto si è conservato veramente bene, come se fosse praticamente nuova. E allora perché inserisco il cruscotto fra i difetti? Perché dal punto di vista della qualità dei materiali è, secondo me, è stato fatto un passo indietro rispetto alla versione pre-restyling. Le plastiche sono molto economiche, sia da vedere che da toccare, sentite qua, proprio dure, mentre le plastiche della versione pre-restyling erano decisamente più morbide. Quella che avevo io, che era del 2004, che era una versione pre-restyling, aveva le plastiche qui nella parte superiore della plancia morbide, che tu andavi col dito, le toccavi e il dito ci affondava, da tanto che erano morbide. Era poi proprio diverso il disegno della plancia, lo vedete anche in sovrimpressione come era la plancia di quella vecchia. Come disegno della plancia forse è un po' più bella questa, però come materiali era meglio quell'altra. Miglioramenti ci sono stati per quanto riguarda la parte bassa, perché abbiamo finalmente i pulsanti per azionare i finestrini, questi due qua chiaramente, che sono stati implementati in maniera dignitosa, perché sulla vecchia versione dell'MG ZR erano dei pulsanti messi lì completamente a caso che sembravano aggiunti dopo. Questa qui poi ha anche, udite, i sedili riscaldabili, è veramente una rarità per una macchina del 2005, una macchina che non è neanche una macchina di lusso, quindi veramente una grandissima rarità avere i sedili riscaldabili, sia quello del guidatore che quello del passeggero, su una macchina così datata. Solo che io qui mi sono un po' lasciato prendere, perché questa era la sezione difetti, ho iniziato a elencare un po' di difetti, poi stavo di nuovo scivolando nei pregi. Ebbene, rimettiamoci sulla retta via parlando di un altro difetto che rappresenta un peggioramento rispetto alla MG ZR pre-restyling, ovvero l'apertura del baule. Quella vecchia aveva anche un'apertura a chiave, tu infilavi la chiave nel baule, lo aprivi. Questa qui invece non ha niente di tutto ciò, non la puoi aprire né fisicamente con la chiave, non c'ha neanche una levetta come molte macchine qui sotto alla sinistra del sedile. L'unico modo che hai per aprire il baule è dal tasto qui sulla chiave. Il problema è che se casualmente questa chiave dovesse smettere di funzionare, e potrebbe succedere perché la chiave di riserva non funziona più, la chiave di riserva c'ha i bottoni che non aprono più niente, quando questa chiave qui finirà di funzionare, io perderò il baule. Se oggi il tasto qui per il baule decide di non funzionare più, io ho perso il baule, non lo potrò più aprire in nessun modo. Ma perché? Ma perché avete tolto la serratura? Ma cosa gli è saltato in mente ai progettisti quando hanno pensato sta cosa qui? Cioè, anziché aggiungere dei contenuti, li vanno a togliere? Perché? Sì, ok che così le linee sono un po' più pulite, ok, però se proprio non volevano mettere una serratura vera e propria, potevano mettere, come sa, su alcune Volkswagen che c'è dietro il logo, te premi il logo e salta fuori la serratura dietro il logo, insomma il modo c'era per rendere il baule più utilizzabile, o meglio per rendere il baule apribile non soltanto dal tasto sulla chiave, perché così come mi si è rotta la prima di chiave, prima o poi mi si romperà anche questa qui, e quando mi si romperà anche questa qui, addio baule. L'ho menzionato fra i pregi il motore, ma lo menziono anche fra i difetti, perché secondo me le manca qualche cavallino. Non che 160 cavalli siano pochi, cioè nel senso questa macchina non è lenta, fa lo 0 a 100 in 7,8 secondi, tocca i 210 di velocità massima, non è lenta nella maniera più assoluta, anche perché poi è molto leggera. Però se vai a vedere le concorrenti dirette dell'epoca, le varie Peugeot 206 RC, la Clio RS, la Ford Focus, non mi ricordo se si chiamava ST o già RS, quella intorno ai 200 cavalli, 180-190 cavalli di potenza, non mi ricordo, comunque
tutte le rivali, la Mini John Cooper Works, tutte le rivali dell'epoca avevano almeno una quindicina di cavalli in più di questa qui. Di fatto questa con 160 è la più scarsa in quanto a potenza. È chiaro che, a meno che non abbiano tutte la stessa potenza, è ovvio che ce ne sarà sempre una che è meno potente delle altre, a meno che non le fanno tutte con la stessa identica potenza. Però si dà il caso che sia proprio questa la meno potente dell'otto, e non di poco, perché le manca almeno una quindicina di cavalli già per raggiungere la Peugeot 206 RC, e una quindicina di cavalli su macchine che pesano così poco si fanno sentire parecchio, ecco. Quindi insomma, avrei fatto una versione ancora più potente, onestamente, di questa qui. Io penso che, dai, 20 cavalli in più, 20 cavalli in più, 180 cavalli, ci stavano proprio tranquillamente su questa macchina qui. E, anche perché poi hanno fatto una quinta marcia così lunga che avrebbe... Intanto qui c'è, aspettate, no, perché c'è una galleria, c'è una galleria. C'è una galleria, scusate, dovevo farlo. Forse potevo anche metterla prima, perché la prima marcia, in prima marcia arriva a oltre 60 km orari questa macchina qua. Potevo quasi metterla prima per fare una per far sentire ancora di più il sound. No, comunque dicevo, la quinta marcia lunghissima, assurdamente lunga, pone ancora di più l'accento sul fatto che forse questa macchina avrebbe avuto bisogno di qualche cavallino in più, perché ha una velocità massima teorica in quinta marcia di quasi 240 km orari, ma in realtà questa macchina non supera i 210. E quindi cosa l'hai fatto fare un rapporto finale così lungo da poter arrivare teoricamente a 30 km orari in più rispetto alla velocità massima effettiva della macchina? Cioè, cosa l'hai fatta fare così lunga la quinta marcia? Non mi direte che è una marcia di riposo, una di quelle delle marce che si usa per andare tranquilli in autostrada a velocità costante e consumare poco, perché non è una marcia di riposo. In quinta marcia a 130 sei comunque ben oltre i 4000 giri, quindi non prendetemi in giro, non ditemi che è una marcia di riposo, però non è neanche una marcia da prestazione, perché è troppo lunga. E quindi cosa avete fatto fare questa quinta marcia così lunga? Sarebbe stata perfetta una quinta marcia così, in presenza di una ventina di cavalli in più. Se mi fai la macchina con 180-190 cavalli che mi arriva effettivamente a 220-225 km orari, allora farmi una quinta marcia con 240 km orari di velocità massima teorica avrebbe senso, ma così no, così che senso ha? Cioè, te ne accorgi proprio che è troppo lunga la quinta marcia o che mancano una ventina di cavalli quando sei a 190 km orari circa e devi passare dalla quarta alla quinta perché arrivi al limitatore. La macchina ci mette di più ad andare dai 190 ai 210 di quanto non ci abbia messo prima ad arrivare dai 0 ai 190. Cioè, sto forse un po' esagerando, forse non è veramente così, ma per farvi capire che è una sofferenza veramente toccare la velocità massima una volta che hai messo la quinta, è davvero una sofferenza. La cosa divertente è che questo cambio qui, uguale, con gli stessi rapporti, c'era anche sulla versione 1004 da 105 cavalli che avevo prima, e con quella lì, poverina, in quarta marcia arrivavo a 175 km orari, e non al limitatore, perché non riuscivo neanche ad arrivarci al limitatore, arrivavo a 175 km orari in quarta, appena mettevo la quinta, pur tenendo l'acceleratore pigiato, la velocità scendeva vertiginosamente fino ai 160, tanto che la prima volta che mi è successo pensavo che si fosse rotta, perché cioè, te sei in quarta marcia, acceleratore premuto al massimo, ingrani la quinta, sempre acceleratore pigiato, la macchina ti perde 15 km orari di velocità, cosa pensi? Si è rotta, cioè. Scegliete voi qual è il difetto di questa macchina, se una quinta marcia troppo lunga o una ventina di cavalli in meno che ha rispetto a quello che avrebbe potuto avere. In definitiva, questa MG ZR 160 merita oppure no? Direi di sì, perché vi sfido a trovare una macchina più rara di questa e con prestazioni superiori a questa a un prezzo inferiore. Io questa qui nel 2019 l'ho pagata 3.500 euro. Cioè, ditemi voi se con meno di 3.500 euro
riuscite a trovare una macchina più rara e più veloce di questa qui. Magari ne trovate una più rara ma più lenta, ne trovate probabilmente anche di più veloci ma non sono altrettanto rare. Quindi io direi proprio che finché le sue quotazioni rimangono così basse, così tanto più basse rispetto alle sue dirette concorrenti, direi che vale la pena farci un pensierino. A patto di trovarne una, perché andatela a trovare la MG ZR 160 vendita. Andatela a trovare, voglio vedere quante ne trovate. Questo è il problema, trovarle. Molto bene, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video era una versione un po' più corta, un po' più alleggerita della recensione che feci un paio di anni fa, che durò praticamente, cioè che dura tipo un'ora, il video della recensione che feci un paio di anni fa. Quindi ho voluto fare questo video così, questo format pregi e difetti, che alla fine viene fuori una recensione, ed è venuta fuori una recensione più leggera, un po' più corta rispetto a quella lì, e spero che vi sia piaciuto. Fra qualche anno, circa 4-5 anni, ho in mente di cambiare macchina, di prendermi una vera e propria bomba che faccia sembrare questa MG ZR una Daewoo Matiz. So già perfettamente quale macchina prenderò, non ve lo spoilerò. Tutto quello che vi resta da fare è di mettere la campanellina, dimenticarvi completamente dell'esistenza di questo canale per 5 anni e ripassare fra 5 anni per vedere cosa mi sarò preso. Sì, questo non credo sia il modo migliore per farsi pubblicità del proprio canale, però tant'è. Ci vediamo fra 5 anni, ecco, con i video relativi alla prossima macchina che andrò a comprare.